Siamo sempre vogliamo calendarizzare, non ne vogliamo nemmeno parlare. Sì, sì, ci sto. Il referendum sul vero in Albania. Vai Salvatore, scattiamo con fotografia. Stiamo pure già in registrazione. Il problema è che sono dei comuni che sono del Piemonte. Ieri sono, diciamo, abbiamo fatto il gazebo al non ieri venerdì al corso meridionale, poi il pomeriggio, diciamo, facemmo la riunione sulla disabilità. Sembra che sia andata bene, che comunque è un tema che interessa. Stiamo soltanto cercando di vedere organizzativamente di fare camminare la cosa su due binari, cioè il binario della denuncia, delle denunce, e poi il binario, diciamo, delle proposte, attraverso poi questa piattaforma wiki, che comunque io, che poi è un wiki pubblico, non è una cosa mia privata, diciamo, che ho creato poi tutta una serie di categorie per dare la possibilità poi insomma a tutte le persone, sia professionalmente oppure che hanno delle determinate attitudini, di andare a scrivere comunque delle proposte. Quindi comunque ci vorremmo muovere su questo binario. E poi volevamo fare una cosa del genere, cioè innanzitutto coinvolgere quante più cittadini è possibile, e poi laddove, insomma, tutti questi contenuti si riuscisse a redigere magari qualche documento a livello poi. Buongiorno. Ciao Marta. Mi hai provato a chiamare, trovate sicuramente lo smartphone chiuso. Perché io, abbiamo attivato il, come si chiama, il navigatore, ma può essere che con un navigatore satellitare, diciamo, se consuma la batteria. Marta, si è scaricata tutta, si è scaricata praticamente tutta la batteria. Però Gennarino si è portato anche il tablet appresso, sempre. Ciao Marta, ciao bello. Non l'avevo sentito, mi stavo... No, io praticamente sono riuscito a venire, perché ho visto che sono venuto con Salvatore, l'ho chiamato, ho detto, senti, ho visto che tu vai, se ti riesci a venirmi a prendere, mi fa piacere che, insomma, ti vado a salutare, stiamo un pochettino insieme. Non ti ho mandati noi, E così, diciamo, lei ha detto Gennaro, io mi vado, però mi intrattengo un'oretta e mezza. Tra l'altro, Marta, mi fa anche piacere questo tempo, perché non avevo in previsione nessun gazebo. Allora io comunque mi sono preso la metà del medicinale per la pressione. Quindi mi sono preso comunque la mezza pillola per la pressione. Quindi quando tu ti pigli che la pillola, poi comunque c'hai un'autonomia ridotta se devi andare più o meno in un bagno. Quindi mi ha fatto piacere che lui mi abbia detto, insomma, ci intratteniamo un'oretta e mezza. Ho detto, a me fa piacere che li vado a salutare, sto un po' insieme a loro, e così poi dopo, diciamo, me ne torno a casa con lui. Tu che dici, sta a posto, capo, vedi che pure sei state tutto bella attrezzate. Io come al solito con le mie mega riprese, ho detto così, ho detto no, ma non credevo che, diciamo, sei scaricato in da niente. Infatti mi ha dato il trasferimento di chiamata. Ma io ce l'ho detto, perché Salvatore, diciamo, non da casa mia, io sto praticamente nel vasto, sto a Via Genova, no? Comunque la strada un po' non la ricordavo, ha detto, Gennaro, tu vieni un navigatore. Però io sapevo già che attivandolo con la connessione dati si scaricava in niente la batteria, così è stato.
qua è grande, Napoli, no, Raffaele, come siamo messi a Napoli Est? A Napoli Est, ci dobbiamo fare a pezzettini per ricoprirla tutta. È difficile. Che barra San Giovanni Monticelli. No, ma ho visto, perché poi comunque voi coprite una bella zona, una bella area. E quindi diciamo riuscite a stare un po' da... L'altra volta vidi che stavate nel pure in un altro rione che mi sono dimenticato. Al Colo, Gallo, tutti li giriamo. Sì. Rione Forzate, Rione Villa. L'ho visto ultimamente, sì. Ma comunque fate bene, perché comunque poi dopo diciamo l'area è vasta. E quindi insomma riuscire diciamo un pochettino a coprire. Mo leggevo il fatto diciamo che potrebbero cercare di fare queste due cittadine, diciamo una un poco, stavo parlando proprio con Salvatore di queste macchine, una dedicata ai temi e a vedere un pochettino noi come ci vogliamo organizzare, perché di questa cosa poi ne parlammo anche al centro direzionale, no? Insomma disse Luca Capello, disse ragazzi guardate, anche non volendo parlare di situazioni di nominativi per le prossime comunali, anzi direi che noi ci dobbiamo principalmente interessare di vedere ma noi come ci vogliamo muovere, considerando che abbiamo avuto questa percentuale. Incontri cittadini a uno dei due, andiamo. Mentre l'altro incontro diciamo che dovrebbe essere, da come ho potuto capire io, un incontro chiarificatore e definitivo di tutte le incomprensioni più o meno che nel corso degli anni ci sono state tra i vari gruppi, tra le varie municipalità e via discorrendo. Mo che cosa si paventava e si diceva? Cioè, se questa prima riunione, quella del chiarimento, va a buon fine e funzionale alla seconda, cioè se va a buon fine la prima, allora ci si riunisce, unisce un'altra volta tutte le forze insieme. Se invece dalla prima incominciano a non esserci della cosa, questo è come ho potuto capire io, allora magari non si arriverà a fare neanche la seconda, e sarebbe comunque un peccato, perché poi tra l'altro io l'ho sempre detto, sì, incomprensioni ci possono stare dappertutto, antipatie, simpatie, non si deve piacere per forza, no, ma dobbiamo andare, cioè bisogna andare bravo, io sempre questo, ma è questo. Ma tu mi stai antipatico? No, tu dici nella nostra municipalità? No, ma tra l'altro io non... E quello è il nostro pilastro, Raffaele Pilastro. Aspetta. Ti dico una fesseria, diciamo, mi è nuovo, sia il nominativo e anche la persona, ma non ce l'ho presente. Angelo Visona. Come? No. Angelo, può essere pure... Perché lui, capito, è proiettato verso come? Angelo come? È stato pure con noi. Era pure candidato adesso alle regionali. Ma ti dico una... Non vorrei fare una brutta... Fare una brutta figura, Marta. Cioè, mo mi sfugge proprio. Certo. Mi sfugge proprio. Ma poi, diciamo... Nella mia, per come sono fatto io, diciamo caratterialmente, nella mia indole, cioè io sono sempre inclusivo e cerco poi sempre di fare aggregare, non di disgregare. Sicuramente lo sai, però in questo momento... Indipendentemente poi da quali possano essere poi, sai, le incomprensioni e via discorrendo, però giustamente, al di là di tutto... Ogni persona ha una sua sensibilità, un suo carattere, un suo... Quindi magari io sono un po', in queste cose sono un po' non superficiale, sono un po' troppo semplice da questo punto di vista, e vorrei sempre un po' che ci fossero, ecco, come diceva Marta, cioè è il progetto che poi alla fine conta, cioè la finalità per la quale poi più o meno ci si vede, siamo insieme, poi che poi c'è il piacere di stare comunque tutti quanti insieme, questo è un valore aggiunto in più, però poi sostanzialmente diciamo, ecco, io sto fatto di Cimar, no. Oggi pure arrivano un gazzetto, mi pare, Angelo, sicuramente sta accerto. Tu, Salvatore, lo sai Angelo Bisogna? E io ma non ce l'ho presente, Marta, ma non ce l'ho presente. È proiettato, è proprio lì. No, è comunque
Ce l'ho fatta. Ciao Alessia. Ciao, ciao, venga. Ma pure io sono arrivata da poco. No, perché Marta, comunque sto sempre nella zona, nella zona nostra. Nel muovermi, che comunque io con la carrozzina elettronica mi riesco a spostare nella mia zona, che sarebbe o Piazza Garibaldi o il corso meridionale. Guarda, certo, faccio... ci spostiamo tutti a piedi, motorizzato e lui auto, con l'automezzo. Da quando? Io sto venendo a piedi, vieni a piedi, cioè Tina Veggio e Chi è mio fratello stamattina? Perché te l'ho detto, io sono riuscito a venire qua perché ho visto che Salvatore veniva, loro gli ho chiesto a lui il piacere. Mio fratello ha detto, ma perché non vai a cagare? Ma come cagare tuzzine elettroniche da via Genova fino a qua? E quando arriva? Ha detto, ma hai capito? Cioè, stanno al rione Ingis con il gazzetto. Io già per esempio, durante il periodo delle elezioni sono riuscito ad andare fino ai quattro palazzi, però ci vogliono 20 minuti. Però più o meno come distanza, siccome... Da, diciamo, da casa mia a Piazza Garibaldi con la carrozzina elettronica ci vogliono una decina di minuti. Ma fino a qua, io quando sarei arrivato? Non credo proprio, cioè, se ci avevi messo una... Poi non è che è un motorino, una cosa che corre, chi lo sa che cosa. Comunque... Potete affrontare sì. Il pensato più secondario. No, no. Avete preso il caffè, ragazzi? Un caffettino? No, però aspetta, Marta. Facetemi una bella fotografia, siamo già in ripresa, devi soltanto cliccare sulla fotografia, Marta, una bella fotografia. Facciamo un immortalato. Ma ci vuole pure il logo. Io sempre con gli occhiali. La vocazione online. Ecco, la seconda è meglio. La seconda è grazie. Pure l'ho visto. Ah, è Savuro Ciccottone, è venuto. L'ho visto. Ieri a Piazza Nazionale si mi sta. Non l'hai visto? Sto venendo a piedi da Volla. Nessuno te l'hanno passato. Il mitico Ciccottone. Ciao Antonio. Sempre al Gazebo, lì dove lui si sta occupando della riqualificazione della zona. Ne dobbiamo parlare. Bravo. Raga, vado a prendere caffè per tutti, va bene il caffè? Sì, qualcosa da bere. Oh, grazie Marta. Sì, non ti preoccupare, io vi ascolto. Sono capace. Consorzio Panifiche e Paludi. Festa della Paludi. Tassa della palude. Abolizione tassa della palude. Abolizione tassa della palude. Abolizione tassa della palude. Sta facendo la stessa cosa. Tutti uniti per lo stesso progetto. Vediamo se... Devi lasciare l'università a fare da una parte 400 euro. Ma guardate, che noi andiamo per te. E poi magari ci dobbiamo anche poi ricevere... Anche, che dispiace. Ti posso riprendere? Dici. La cosa che a me mi disturba di più in questa strada è che ci sono ancora dei delinquenti del 5N, perché sono ancora in vita Luzzo. E finché non riusciamo, a fermarli, qui non ci sarà mai un futuro per i nostri figli e per i nostri nipoti. Ma la cosa proprio che ha spezzato le gambe al nostro territorio italiano, al nostro territorio europeo, è stata la globalizzazione. La globalizzazione ci ha affondato, ha fatto cadere i nostri pilastri, ha affondato, perché noi siamo un paese di artigiani e di agricoltori. E non essendoci più embrioni di lavoro, non ci saranno più nascite, non essendoci più nascite, ci sarà solo la moria. Ecco, questo voglio chiudere. Forza Di Maio, forza Napoli. Grazie. Di Maio, forza Napoli. Forza Napoli, no squadra. Io tutti fuori. Forza Napoli. Napoli come cittadino e come... Ma li iniziamo. Prendi mia. Ciao. Davide. La progettazione, le idee vengono messe online. Allora, non vogliamo più delinquenti a governo. Punto e basta. Che riusciamo a risolvere questa situazione? Noi mettiamo online.
qua ci stanno dei delinquenti e voteranno sempre delle leggi, a paura delle banche, qui saremo rovinati. Solo con questo, però voglio chiudere. Vanno scosso, hanno investito 35 miliardi per fare l'F35, hanno investito 15 miliardi per salvare le banche, sono state capaci di assurdo. No, ma poi sia, tra l'altro, siamo solo noi e la Grecia senza questa formula, che poi ogni paese lo adotta in un certo modo, però... Non siamo un'Europa europea, l'Europa Unita dovrebbe essere la stessa, dovrebbe essere la legge quale per tutti. Che è una data o Hitler vi si era aspettato che una data o che spassi che fucì. Hitler è tornato a me, che non è stato salvando il che sta affondando a noi dell'Italia e della Grecia. Arrivederci. Grazie, ciao! Il reddito di cittadinanza ci vuole, è necessario. Giornale. È necessario. Giornalino, ragazzi. Si va ad eliminare. Ciao, buona giornata. Il lavoro nero, in primis. Lavoro nero in primis. Le persone invece di andare a rubare. L'evoluzione a rubare. Penso sia contento di 780 al mese. E poi non è una forma di assistenza. A questa dittatura nascente continua a mentire tutti i giornali. Il reddito di funziona che deve fare meno 8 ore a settimana di lavori socialmente utili. Ti devi presentare con l'agenzia di impiego, devi cercare lavoro, devi fare delle formazioni. E con 780 euro al mese uno può andare a formarsi. Certo, tu puoi andare a trovare un lavoro in un'altra città perché hai i soldi in tasca per farlo. Tante cose. Comunque il reddito non è una forma di puro assistenzialismo. Non può dire che credo che sia una cosa davvero straordinaria. Perché altri paesi come l'Inghilterra lo fanno, la Germania lo fanno. Tante persone pensano quanto ci costi la cittadinanza. Con i cittadini non sono adeguati. Forse uno riesce a far trovare lavoro a uno. Io non interrompo perché lui parla in maniera. Non costerà. Ma poi grazie. Che in giro di 2 anni. Grazie. L'economia interna del paese comincia a girare meglio. 23 milioni di persone con 780 euro in tasca, l'economia comincia a girare di nuovo. I posti di lavoro cominciano a uscire. Si sgravano dalle situazioni. No, uno può fare un corso di formazione. Può ritornare a prendersi un diploma, andare a scuola. Qualsiasi cosa. Può mangiare.